19 agosto 2010. Siamo in Abruzzo nel parco del Sirente Velino. L'escursione di oggi è una traversata. Si parte da Cartore a 944 metri per arrivare a Capo Pezza, 1533 metri sul livello del mare. Il percorso inizia dal Vallone di Fua, successivamente Vallone del Cieco, poi le Caparnie, poi arriveremo al Lago della Duchessa, prenderemo il sentiero verso Lagne del Lago, arriveremo alla Selletta delle Solagne, continueremo a salire fino a Benastellante, successivamente sulla Croce e poi scenderemo sul rifugio Sebastiani, scenderemo ancora per Valle Cerchiata ed infine l'arrivo a Capo Pezza. Che ore sono, Renato? 36. 7:36? Sì. Ok. Adesso ci avventuriamo per la Duchessa. Stai registrando? E certo che sto registrando. Questo fracchiume. Questo però non è fracchiume da rendire, è fracchiume. No, è fracchiume. Non vedo tale. È la Valle di Fua, il sentiero è ben tracciato e in alcune zone esposte hanno messo delle catene di sicurezza. È l'autostrada A24 che conduce a Roma e quel paese è Torano. È una delle tante anticime del Monte Morrone e qui siamo al Vallone del Cieco. Siamo in località Le Caparnie e qui ci sono numerosi rifugi che si possono utilizzare. Siamo 1670 porto io. I ragazzi che hanno campeggiato qui ci offrono un bel caffè. Grazie, grazie lo stesso. Avete... Grazie. Ma, quasi quasi, dai, caffè. Un po' di caffè. No. Ci vuole la tela, vuole? No, no, no. No. Rivalla una mobile. Rivalla. Sono del luogo e precisamente di Sant'Anatolia. In questo rifugio invece risiedono i pastori che arrivano con i fuoristrada e vanno a controllare il loro bestiame al Lago della Duchessa. Di fronte a noi il costone e a sinistra Selletta delle Solagne.
Nel lago si riflette l'immagine di Monte Morrone. Il passaggio di un piccolo aereo ha disturbato un po' tutti. È Valle Fredda. È cimata di macchia triste, 2090 metri. Nelle acque sicuramente c'è qualche microorganismo che fa diventare le pietre rosse. Valle Fredda. E questo è Muro Lungo, 2184 metri sul livello del mare. Siamo in località Solagne del Lago e di fronte a noi Punta dell'Uccello. E Monte Morrone, 2141 metri. È il Costone e a sinistra Selletta delle Solagne. È cimata di macchia triste, 2090 metri. È il Monte Morrone. Davanti a noi Monte di Sevice, Costognillo e Montevelino. È il vallone di Teve e di fronte è il Monte Rozza, Monte di Sevice, poi Costognillo e Montevelino con Monte Cafornio. Sono i monti della Magnola e dietro ci sono le piste da sci di Ovindoli. Abbiamo il passo, il monte, la fossa e la cimata del Puzzillo. E vado di Pezza e i piani di Pezza. È la valle del Puzzillo e dietro c'è il monte Puzzillo. È Monte Rotondo, 2060 metri sul livello del mare.
un escursionista su Vena Stellante e dietro Monte il Bicchero. È la croce e sotto il rifugio Sebastiani. È Muro Lungo, con Iacci dei Montoni, Grotta dell'Oro e Cimata di Macchia Triste. Il Lago della Duchessa, Monte Morrone e Punta dell'Uccello. Siamo in località Vena Stellante e questo è il Passo del Puzziglio. Qui sotto Cavo di Tepe e in fondo Vallone di Tepe. Qui sotto a destra Passo Male. È il Costone e sotto la Fossa del Puzzillo. È il Costone, Monte Morrone, Cimata di Macchia Triste e dietro c'è Muro Lungo. È la croce, 2271 metri. Di fronte a noi Colle dell'Orso, Punta Trento e Colle delle Trincee. Sotto di noi il Vallone dei Briganti. E Capopezza, il nostro arrivo è dietro i Piani di Pezza. Qui sotto Valle Cerchiata, con Colle delle Trincee e dietro la Castelluccia. Arrivati alla croce e adesso scenderemo a Rifugio Sebastiani. Monte Velino. È Colle dell'Orso e sotto Valle Cerchiata. È il Rifugio Sebastiani. E Punta della Zocchia. Thank you.
Siamo giunti a Capo Pezza, quello è il rifugio Sebastiani e la nostra escursione termina qui.